Buongiorno ragazzi, dato una bella giornata abbiamo deciso, anzi Nicolò ha deciso dopo 12 anni di ritornare sullo skate, dopo 12 anni e dopo tanti chili in più. Ci stiamo dirigendo a Siracusa in un parchetto per skate dove potrà dare prova delle sue rimembranze. Ragazzi, spolliciate questo video perché è un video dove sto rischiando tanto, ma proprio tanto. Spero di riuscire a montarlo se sono tutto intero. Oggi è 11 gennaio 2021, un giorno prima del mio compleanno. Spero di passarlo nel migliore dei modi. Siamo appena arrivati ad Ortigia e prima di andare allo skate park vi faremo vedere dove prenderemo uno dei panini più buoni come street food di Siracusa. Magari l'ha usato. È fatto vero, non è che... Ma quale figlio mio, il migliore siete voi che accettate di mangiare i prodotti locali, Caruse, perché noi in Italia, cara signorina, abbiamo... Questo è importante che lo dica, perché è vero, mangiamo tutto esportato, è vero. Patate, brava, la carne francese al supermercato, brava signorina. E poi non so, le cose degli altri sono quelle vere, quelle giuste, quelle buone, ma perché? Cagnaccio abbiamo tanta roba buona. Sono solo che avevo i miei picciotti siciliani. Resti che picciotte cagliari. Ragazzi, se vi trovate a passare da Siracusa, diciamo, è mercato vecchio questo? Mercato sì, antico di Ortigia. Il mercato antico di Ortigia, il signor Borderi, una garanzia. Sì. Allora, andiamo a due. Guarda che fine ci facciamo fare noi al tartufo. Bene, tutto tolto. Giusto? Ora io mi prendo il sapore. Signora, odore qua. Certo, sì. Hai visto? Bellissimo. Una cosa semplice diventa preziosa perché noi con l'aglio, i nonni, le mamme, ci hanno cucinato. Perciò ce l'abbiamo nel DNA, nel senso... già nei nostri sapori. Oggi a casa mia mia moglie farà il baccalaro. Vabbè, se è qua non lo può preparare. Non ci vuole niente, il baccalaro già mi sa mordere, signora. Dai che bello! Signora, assaggio qua. Riprendila. Che chi sta la vera pubblicità? Non c'è niente se mangiare. La ringrazio. Al nostro amico. A me giocare. Dire. Riprenda lui. Grazie. Signorina, da 1 a 10 sta mozzarella. Ciao ragazzi, 10, grazie mille. No, un panino della signorina non lo paga. C'è Giuliana, c'è. Ma li vale tutti. Ha visto che sapore che c'è l'assa? L'aglio messo in una maniera intelligente, che è questa, me l'hanno insegnato, dà un piacere al pasto che tu non hai idea. Se tu mangi, purtroppo c'è un piccolo. Non appesantisce. Che appesantisce, vero? Mamma, arriva. Spero vi sia piaciuto, che vi piaccia, è anche un posto molto caratteristico, proprio sì, tipico siciliano. Tipico siciliano e siracusano. Purtroppo oggi abbiamo capitato una giornata bella perché c'è il sole, però con molto vento. Infatti.
Vediamo, ripassa un po' di cose. Vediamo. Olli, fissato. Vediamo se ci vediamo qualcos'altro. Inizia. Vai. Io mi sto allenando e lei si sta facendo l'altalena. Ragazzi, il nostro primo vlog finisce qui, spero che vi abbiamo intrattenuto abbastanza. Finisce qui perché io sono tutto dolori e spero soprattutto che vi farò ridere quando vedrete il video. Anzi, l'avete già visto, infatti sono talmente fuso. Spero che vi è piaciuto, vi siate divertiti perché c'è solo da divertirsi. E niente ragazzi, iscrivetevi al canale come sempre, lasciate un mi piace e alla prossima. Ciao!